You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Eccola di nuovo. Appare e scompare. Che significa? Cosa c'è laggiù? Dove andiamo? Sindri, abbiamo trovato una cosa. È un pezzo d'armatura? Lo spero proprio tanto. Ah, offerte a Tyr. Sono piuttosto rare, sapete? Perché? Beh, conoscete Odino. Non è il più grande fan di Tyr. Credevo le avesse distrutte tutte. Andiamo! Toma! Attenzione! Tutto qui. Mi aspettavo di peggio. Che ci fate qui? Siete venuti a rubarmi gli stivali e la biancheria? Abbiamo trovato tuo figlio. Anche lui è stato tradito. E sul suo diario abbiamo letto che si era pentito di averti ucciso. Bella consolazione. Come se n'è andato? Combattendo? C'erano 4 corpi vicino al suo, decapitati. Vandrid teneva sempre la sua spada pulita e affilata. L'ha imparato da me. Mi ha accoltellato alle spalle, ma sapere che nel Valhalla mi rasserena. Grazie. Abbiamo fatto bene. Meno male che siamo tornati. Quel ladro non meritava la pace che gli hai dato. Può darsi. Eppure, mi piace aiutare la gente, perfino i morti. Sei identico a tua madre. Beh, voi signori sì che ci sapete fare. Perché non mi dici com'è cominciata con Baldur? È arrivato e ha bussato. Baldur di Asgard è arrivato e ha bussato? Sì, è comparso e ha cominciato a combattere. Diceva di voler sapere qualcosa. Diceva... Io so cosa sta. Oh, beh, ci torneremo più tardi. Cos'è che voleva sapere esattamente? Ero sotto il pavimento. Disse che sapevo già cosa voleva. Forse mi ha preso per un altro. Interessante, direi. La camera è oltre quella serratura magica. Fratello, lo scalpello!
entrando nella camera di Tyr. Eccone un altro. A Tyr, però, manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico, oltre a me, ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. Avanti. Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto, ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti, tu già lo parli, leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dèi, o gli animali, aspetta. Oh, vado troppo veloce, scusa. Non io... è questo. Senti questo odore? Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto! Me l'ero guadagnato quel martello! Ma ora... tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto! Mi scherniranno! Ma se io uccido te... nessuno riderà di me! No! Quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida Erracchia? Zitto! Tu non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre! Smettila! Ups, mi sa che l'ho steso! Stai indietro! No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male! Atreus! Devi portarlo da Freya, presto! Non c'è altro modo! In barca. Freya non è lontana. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio.
ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Chiamato il serpente. Grave, sbrighiamoci. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo ai Lime, il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaine. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Proprio a Helheim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi.
la mia mente.
Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Una porta per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim. Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi, che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Helheim? Cavolo, allora è una cosa seria. Ti terrò d'occhio. Non ti preoccupare, i ragazzi sono tosti. Alla sua età mi sono mozzato la testa. E ora non sto così male.